Ciao a tutti, chi mi conosce sa che negli ultimi 2 anni ho organizzato più di 100 cene aperte per dare a tutti quanti la possibilità di incontrarci e vederci dal vivo. Oggi questa cosa temporaneamente non la possiamo più organizzare, ma vorrei lanciare un'iniziativa di cui mi ha parlato un caro amico Giorgio Raiani per aiutare la comunità di Sant'Egidio che ogni giorno prepara e distribuisce migliaia di pasti per chi ne ha più bisogno. Partecipare è facilissimo, basta cucinare un piatto e nominare qualche amico al quale vorremmo regalare un pranzo o una cena virtuale. L'unico impegno che ci prendiamo è quello di donare un minimo di 5 euro per ogni amico che avremo nominato. Vorrei però inoltre provare a far fare un salto di qualità rispetto a tutte le catene che abbiamo visto in passato, proponendovi in maniera facoltativa di pubblicare nei commenti del vostro video la ricevuta di donazione o, se preferite, di mandarlo in privato a una delle persone che avete nominato. Sicuramente in questa maniera avremo molti meno video, ma molte più donazioni. Oggi Giulia, la mia futura moglie, ha cucinato una cacio e pepe in crosta di parmigiano e vorrei nominare tanti amici per vedere se tutti insieme possiamo rendere virale questa iniziativa. Iniziamo da Serena Thieri e suo marito Enrico, da Chiara Francini e Frederick, che è tanto tempo che non ci vediamo, da Giulia Calcaterra e Dottor Lurgo, che mi sgriderà per questa cacio e pepe, ma è per una nobile causa, e poi vorrei coinvolgere tanti amici dello sport: Giamba Venditti, campione della nazionale tena rugby, e il grandissimo Benny Carbone, tutte le community sportive di Alex Ballato, Swan Ritossa, Gianluca Comandini, che con il socio ACI sicuramente potrà inventarsi qualcosa di fantastico, e tutti i food blogger che mi avete menzionato. Una citazione particolare a Lorenzo Biaggiarelli e Selvaggio Lucarelli, dato che Giulia si ispira sempre alle ricette di Lorenzo. Concludo ringraziando Alessandro Moscetta di Sant'Egidio perché mentre noi ci divertiremo a fare questi video e a donare, lui avrà la responsabilità di far sì che i soldi che riusciremo a raccogliere possano veramente diventare dei pasti e pubblicheremo sempre le foto che Alex ci manderà. Un saluto e a presto.